Torino. Allora, eccoci qui con Gaia Zucchi. Esatto, in carne e ossa, più carne che ossa. Allora, mi dicevi prima che hai iniziato, ti conoscono tutti per il film con Tinto Brass. Esatto, oltre che mi sono diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma togliamo le occhiali per vedere quegli occhi qua. Bellissimi. Mi sono diplomata e sono laureata in psicologia. Ho fatto 20 anni di teatro con corsini. Togliamo anche il cappello? Togliamo tutto, facciamo vedere tutto. Con Attilio Corsini, Ronconi, Goliarda Sapienza. Grandi personaggi. Grandissimi personaggi. E quello per cui però il grande pubblico poi mi ha riconosciuto è il film di Tinto Brass. E ti metti un bel marchio. Poi alla fine ho fatto... Di origine controllata. Esatto, ho fatto 2 figli, quindi una piccolina mi sono dedicata poi a fare anche la mamma e adesso sono tornata alla ribalta con tutta l'energia di sempre con il mio libro La vicina di Zeffirelli, perché sono stata per 20 anni la vicina del grande Franco Zeffirelli ed è una mia biografia molto romanzata. È già uscito oppure? È già uscito e sto andando in ristampa. De Nigris Editore e la casa editrice, io sono reduce dal Salone di Torino dove ho fatto sold out, quindi sono molto felice, ho fatto 24 presentazioni in tutta Italia e adesso continuo, mi hanno chiesto di fare il secondo, La vicina della Lollo. Ma come mai tutti gli artisti, o quasi tutti, poi hanno bisogno di scrivere dei libri? Per essere apprezzati, per essere considerati, per uscire un pochino fuori dal nostro dal mondo. Normale, sì, perché scrivere, io l'ho scritto perché a me era morta mamma e quindi avevo bisogno proprio di esternare il mio dolore e tutti mi dicevano scrivi, alla fine mi è servito, non immaginavo mai un successo del genere. Allora io voglio sempre fare l'attrice, però in contemporanea vorrei portarlo a teatro. In contemporanea quello e quello, adesso la Mondadori mi ha chiamata. Quindi la Mondadori. E facciamo La vicina della Lollo, però io poi voglio fare il mio, ma vorrei fare proprio le mie cose. Ora giovedì faccio un'altra presentazione a Napoli, a Villa Domi, dove annuncio la mia associazione, Polissena c'è, mai più dimenticate, contro ogni vittima di violenza, ma non solo per le donne, contro proprio quelli che chiamiamo gli ultimi, le persone fragili, e vorrei cercare di dare il mio contributo. Anche io a suo tempo ho dato un contributo in tal senso, proprio contro la violenza sulle donne, ho fatto un cortometraggio e un film. Hai fatto bene, perché fai regista? Ma diciamo amatoriale, però ho coinvolto centinaia di persone. Hai fatto bene, io... Tra i quali molti famosi, eh? Certo, ma io quello che vorrei fare, oltre fare una rete, ma oltre all'avvocato, allo psicologo, a questo, servono gli imprenditori, perché con gli imprenditori io, per salvare tutte queste vittime, ho bisogno di trovargli un lavoro, hanno bisogno di un'indipendenza, perché se non sei economicamente indipendente, non sei libero, rimani sempre succube. E io ne so qualcosa, nonostante il mio carattere, nonostante sono una donna apparentemente molto forte, non è un caso se faccio il presidente di questa associazione proprio, e vorrei veramente aiutare, vorrei veramente cercare di fare la differenza, perché io credo che le donne, come ho detto nel mio libro, unite noi siamo una potenza, noi non dobbiamo andare in competizione ma dobbiamo essere unite, forti, e andare sempre più in alto e aiutarci. E quando siete forti battete tutti, perché le donne tutto il mondo, le donne hanno quel non so che in più. Che bisogna ammetterlo, ragazzi, sì, senza offesa per nessuno, e possiamo fare la differenza, quindi ci dobbiamo aiutare, sostenere. Il mio libro è un inno alla solidarietà femminile, io ci credo, e tant'è vero che a Torino l'ho venduto a una 50ina di donne, vedevano le foto gli uomini, ma poi il libro è per le donne, l'ho ingannato con 2-3 foto sexy, però io sono veramente per la solidarietà femminile, sono per costruire un futuro per le nuove generazioni, io voglio iniziare nelle scuole a far capire cos'è la violenza, perché ci sono varie forme di violenza, no? Quella più subdola e quella più difficile. I ragazzi vanno educati da giovani, da bambini, quindi vorrei andare nelle scuole, vorrei portare, e attraverso il libro, dopo queste 24 presentazioni, mi sono fatta conoscere e quindi sto usando tutti i miei mezzi per dare voce a
perché sta succedendo veramente il patatrac. Io lo so che più se ne parla forse peggio è, ma io veramente ce la metterò tutta. Bisogna parlarne più, il più possibile invece. Ce la metterò tutta, io sto nel pieno marasma della mia violenza, quindi ho pure un po' paura, quindi fatemi le interviste, non se ne vedete più. Però è così. Chiudendo, non so se l'abbiamo detto, ma mi sembra di no, è autobiografico questo libro? Sì, questo libro è un libro autobiografico attraverso appunto l'amicizia con il maestro Franco Zeffirelli, dove ogni persona si può ritrovare e dove io racconto attraverso dei capitoli tutti degli aneddoti di vita, ma io racconto le fragilità, i sogni infranti, perché se vuoi sapere che cosa ho fatto vai su Wikipedia e leggi, invece io racconto proprio tutto quello che mi è successo, il provino con Brass, le delusioni, l'amicizia, l'amore, la morte, dedicata alla mia mamma che appunto non ci sta più e quindi lo amo immensamente, ma se vuoi te lo faccio vedere perché ce l'ho qua, la vuoi vedere? Prendilo, la copertina? Prendilo. Lo facciamo vedere ai video spettatori. Eccolo qui, facciamo un primo piano. Questo è il libro di cui appunto parlavo, questa sono io da giovane. Quando era pischella? Quando ero pischella, non mi sono rifatta nulla, mi sono mantenuta così, sono per le robe naturali. Sono per la viva la viva, viva. Anche perché quell'altro sono tutte uguali. Ecco, questo voglio dire, voglio essere differente con le mie rughe, le mie cose, ne vado fiera di come sono. Quindi, e dentro ci sono dei fotografi internazionali che mi hanno regalato le foto, Daniele Pedone, questo è di Carlo Bellincampi, quelli insomma Sandro Canestrelli, Franco Zeffirelli, ecco vedi c'è Franco, questa era la mia mamma e ci ho messo delle foto sia da me da giovane e di adesso, parla di violenza, narcisismo patologico, questo è quando ho fatto Brass, quindi ecco qua, vedi? Ah, l'hai messa proprio? No, ci ho messo una foto per ricordare la bella fregatura che ho preso. E così questo libro mi sta portando in tutta Italia, 24 presentazioni non sono poche. Adesso sta andando in ristampa e mi ha chiamato la Mondadori. Sono felice, sono fiera perché qua c'è la fragilità umana. Non c'è appunto, ho fatto questo, ho fatto quello, che gliene importa alla gente? Tutti noi abbiamo fatto tanto e invece le persone mi scrivono grazie del tuo messaggio d'amore. Bisogna sempre sognare, non smettere mai, anche quando ci dicono a noi donne a 50 anni sei finita, e no, no, la mia seconda vita e questa è la mia rinascita. Rinasce a 50 anni. Esattamente, io non mi arrendo e ancora la strada è lunga, 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 lunga. Si riparte da 50 anni. Esatto, poi se quando incontro persone così carine come voi, lei mi, non so chi è la signora, ma mi sorride sempre, lei pure, io sono felice. Io sono così. Esatto, quello che ho detto prima, appunto, un inno alla solidarietà femminile, io sono arrivata a Torino così, dicendo il mio libro è un inno alla solidarietà femminile e chi l'ha letto mi ha detto è vero, cioè avevi ragione, all'amicizia e a tutto. Allora, buona lettura di questo libro. E poi adesso ho anche questo progetto di cui per scaramanzia non ne parlo, ma se va in porto mi rivedrete. Allora io ti lascio il bigliettino da visita, così quando tu avrai terminato quest'altro progetto mi chiami e facciamo un'altra intervista. Va bene, grazie okay. Infinite a grazie tutti a voi e buona visione del film per cui ci troviamo qui e buona vita con il cuore a tutti voi. Ciao a tutti.